Per prima cosa, che cos'è Bipooler, questa diciamo nuova frontiera del trasporto? Allora, Bipooler è una piattaforma per il carpooling dei pendolari, quelli che tutti i giorni prendono l'auto per andare a lavorare. Quindi è una piattaforma che facilita una misura, diciamo, di mobilità molto sostenibile. Noi ci rivolgiamo in particolare alle aziende che hanno interesse a far viaggiare i loro dipendenti, facilitandole in varie forme, per esempio con dei parcheggi riservati o con dei programmi di welfare. E quindi diciamo che Bipooler si posiziona come una piattaforma, noi come l'abbiamo immaginata, la vediamo la più innovativa a livello europeo, tecnologicamente molto avanzata, con una serie di funzionalità che servono a facilitare questo percorso. E ne cito alcune: il monitoraggio dello stile di guida, che portiamo avanti con il nostro partner ViaSat, l'utilizzo per le trasferte aziendali, che noi stiamo sviluppando con una società del gruppo Zucchetti, o per i taxi condivisi, quindi un'ulteriore forma di risparmio per le aziende che lanceremo sul mercato con Taxi Blu qua a Milano. Quanti sono gli utenti che utilizzano questa piattaforma? Oggi noi abbiamo 5-6 mila utenti, quindi consumatori e pendolari, e una cinquantina di aziende tra l'Italia e la Svizzera. Bipooler nasce in Ticino, che è un territorio molto sensibile a questo tema, e poi dal Ticino si è sviluppato a Milano e oggi in diverse parti d'Italia. E oggi invece hai lanciato un progetto di crowdfunding per la piattaforma. Sì, Bipooler deve crescere. Noi vogliamo investire nella nostra tecnologia e, come dicevo, vorremmo essere la piattaforma più avanzata sul mercato per avere le risorse per questa crescita. Abbiamo pensato allo strumento del crowdfunding, che ha dato dei risultati molto interessanti, soprattutto in temi caldi come quello della mobilità sostenibile. L'obiettivo è raccogliere quanto? Noi abbiamo un obiettivo di raccolta fino a 4 milioni, però diciamo, vediamo come va il processo e siamo in attesa di capire come funzionerà. Bipooler riguarda anche il rapporto con le amministrazioni locali. Sì, i comuni sono sicuramente molto interessati a questa forma di mobilità sostenibile, perché cercano di incentivare i cittadini a usare le forme migliori, quindi condivisione dell'auto è una forma perfetta. Noi abbiamo già delle collaborazioni con alcune città che hanno investito su questo strumento: il comune di Latina, in Canton Ticino il comune di Lugano, e sia il comune di Milano sia quello di Roma stanno pensando a delle misure di facilitazione del carpooling, e quindi noi pensiamo che il nostro prodotto sia perfetto per promuovere questo tipo di pratica. Il carpooling, in particolare il carpooling per pendolari come quello di Bipooler, serve a mettere in contatto un passeggero o più passeggeri con un guidatore che mette a disposizione la propria macchina e la mette a disposizione per un tratto abbastanza importante, che è il tratto casa lavoro e il ritorno a casa dopo aver finito l'orario di lavoro. Sembra una cosa banale, non lo è affatto, perché bisogna considerare che ciascuno ha abitudini d'uso diverse e modalità anche di accesso all'ambiente di lavoro che sono diverse. Il Bipooler riesce a mettere in contatto appunto queste esigenze di trasporto condiviso e genera trasporti, diciamo, con più persone nella stessa macchina. La stessa macchina chiaramente riduce il numero delle altre automobili che sono per la strada, riduce il numero di incidenti normalmente per la strada, aumenta quello che è il beneficio sull'impatto ambientale, e dall'altra parte, che è un beneficio maggiore per quelli che lo utilizzano, genera risparmi importanti per le persone che condividono l'auto, che invece che chiaramente avere tutti i costi per un'auto sola, hanno i costi suddivisi e frazionati per il numero di auto e i viaggi condivisi. Qual è il risparmio per il dipendente, per il lavoratore? Noi consideriamo, abbiamo stimato che con percorrenze medie di 25-30 km al giorno i dipendenti riescono a risparmiare fino a 2.000 euro all'anno, che vuol dire per un dipendente medio circa una mensilità.